non, che vuol dire scrivi un brano? Cioè, i brani bisogna viverli, Ci sta. bisogna sentirli, devono essere, capito? Non è che si può scrivere un brano come andare a comprare, che ne so, una qualsiasi cosa in un qualsiasi negozio. Cioè, non la vivo così, ecco Non io. sei al soldo, ma No. soprattutto mi stai ribadendo il concetto che, soprattutto del fatto della tua poetica, che è la tua creatività, quando la creatività si sviluppa nella maniera in cui tu la stai descrivendo, è veramente un concetto mistico. Quando tu dici che il testo viene a te, le parole vengono a te, è il momento, è proprio diciamo, il realizzare di un momento mistico, Ma secondo sai che me. in un certo senso hai detto veramente una grande verità. Io credo che, insomma, adesso non voglio arrogarmi nessun tipo di merito nel dire quello che sto per dire, però io diciamo, credo di avere una certa sensibilità quando ascolto una canzone nel capire se è una canzone costruita o una canzone invece che è nata spontanea. E io credo che, come dire, quando scrivi una canzone, che poi ti rendi conto che insomma è una canzone buona, è come se non ti appartenesse, è come se ti fosse arrivata da un'entità che non Un è, universo. che non sei tu, capito? Da un'energia che non si capisce qual è. E sicuramente poi è chiaro, almeno accade per me, ho diciamo degli stati d'animo che mi accompagnano tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, tutto l'anno, tutta la vita, e ci sono degli stati d'animo, di sofferenza o di interrogazione che poi ti restano dentro. E ti E poi spingo. quando ti arriva quell'energia, hai capito, tu probabilmente avevi già la canzone dentro al tuo cervello, però È nasce in quel momento lì. È un fatto molto difficile da spiegare, è irrazionale, tutto irrazionale, come l'amore. sì, hai ragione. Guarda, stiamo descrivendo una cosa bellissima di creatività. Per arrivare poi al tuo momento di fermo, vorrei ripercorrere velocemente le tue tappe. Nel 91 tu hai vinto il Festival di Castrocaro. Nel 92 hai partecipato la prima volta al Festival di Sanremo nella sezione giovani. Nel 93 ci torni sempre nella sezione giovani. Nello stesso anno vinci il Cantagiro nella sezione giovani e anche il premio Rino Gaetano, che qua appunto dice la qualità dei tuoi testi. Nel 94 partecipi al Festival Bar e poi arriva il famoso 1998, in cui forse qualche anno prima si scioglie il sodalizio con Dalla e tu hai questo lunghissimo lasso di tempo in cui rientri in una vita normale. Ti Sì. faccio una domanda che ti avranno fatto tutti, quindi te la faccio anch'io, scontatissima, anche se non senza entrare nei particolari. Come mai hai Ma lasciato i palchi? allora io ringrazierò sempre Lucio Dalla per tutte le occasioni che mi ha dato, come dicevo prima, e ancora di più, come dicevo prima, per aver ricevuto veramente una scuola in diretta che mi ha sicuramente formato e che mi ha dato modo di scrivere delle cose che diverse persone ritengono interessanti. Però ecco, io con Lucio non andavamo proprio d'accordo, d'accordo, d'accordo. Per esempio, tu prima parlavi dell'aspetto musicale. Una delle discussioni, come dire, abbastanza accese che abbiamo sempre avuto con Lucio, è stata proprio anche la realizzazione dei miei primi album. Io volevo fare gli album in modo diverso, insomma, con basso e batteria. Secondo me il basso e la batteria sono fondamentali in un album perché danno profondità, danno il senso del ritmo, danno il calore umano, capito? Probabilmente Lucio negli anni 90 era entrato nel trip della musica, diciamo, finta, capito? Con il prick, proc, prac. Basi e un po' di Sì, pop. no, le batterie, diciamo, campionate, capito? E niente, io più volte gli ho detto, ma Lucio, però adesso abbiamo fatto la preproduzione, adesso chiamiamo un bassista o un batterista e facciamo un disco, insomma, e lui ha detto, no, no, è perfetto così, insomma, abbiamo avuto un po' di problemi,
Quindi niente, e lì ci sono state un po' le prime discussioni, poi vabbè, poi ne sono accadute altre che non voglio nemmeno, come dire, citare, perché non, Sì, cioè ormai lo Lucio rimane un genio, rimane un grande e lo dobbiamo ricordare per le meraviglie che ci ha lasciato. Ecco, sì, però ecco, arriva comunque al momento in cui questa esatto, persona c'è stata questa risponde. rottura e l'album del 1998, Lo Specchio, è stata, come posso dire, è stata una ricucitura di qualcosa che non, che forse non avrei, forse, non lo so, no, perché c'era un produttore che faceva parte anche del consiglio di amministrazione alla Pressi, insomma, che mi faceva sempre dei gran complimenti, e quando io, diciamo, mi sono staccato dalla Pressi e quindi da Lucio Dalla, lui mi ha proposto di fare questo lavoro nel 98, però insomma anche lì non mi sentivo a mio agio. Io devo sentirmi a mio agio quando faccio le cose, e poi in un certo senso devono essere precise, capito? Sono un po' strano, nel senso, forse sono un po' esagerato, perché poi la gente oggi la musica l'ascolta nel telefonino, capito? Invece la musica per me andrebbe ascoltata con le cuffie, andrebbe ascoltata con un minimo di, come dire, Attenzione e tempo. attenzione, tempo e rispetto, perché comunque dietro un album, ragazzi, la gente non lo sa, ma ci sono delle fatiche, delle energie Assolutamente. che sono indescrivibili, capito? Quindi anche questa cosa che le radio magari non ti passano, che c'è in Francia, per esempio, gli artisti sono, secondo me, trattati meglio, c'è un po' più rispetto nei confronti dell'arte, capito? All'estero in genere, io sento anche proprio da voi artisti che se ne parla spesso di questa cosa. In Italia manca fortemente la cultura della musica, manca molto. In Italia, secondo me, manca la cultura della musica, ma anche la cultura in generale, secondo me, al giorno d'oggi, perché non lo so. In generale, insomma, credo che l'effimero, in un certo senso, abbia preso spazio un po' dappertutto, capito? Cioè, si è persa quella profondità e c'è molta superficialità in generale, insomma, ma anche nei programmi, secondo me, capito? Cioè, una volta, io non sono più, come dire, un giovanissimo, quindi una volta c'erano anche dei programmi in televisione che erano interessantissimi, cioè che erano programmi che in un certo senso ti aggiungevano qualcosa. Oggi, boh, non lo Sono so, in ci sono. seconda, in terza, quarta serata, qualcosa ancora c'è. In terza, quarta serata, Sì, divina però notte, però. andando a lavorare uno non può vederli, quindi è come se non esistessero, capito? Quindi non lo so, Ancora purtroppo c'è io non lo so. proprio un fast food, proprio c'è questo mordi e fuggi purtroppo, e speriamo che con gli anni, col tempo, si ritorni, come dici tu, ad ascoltare la musica proprio con rispetto, perché dietro c'è tanto lavoro, ci sono tante menti creative, c'è tanta professionalità. Io per esempio quando voglio ascoltare davvero vado in macchina e ascolto la musica, guida, si sente proprio. E allora tu Sì. senti tutto, senti il. Poi il bello di sentire con il tempo e con il rispetto la musica ti permette tutte le volte di aggiungere qualcosa. Cioè tutte le Certo, volte tu scopri qualcosa che al primo ascolto non assolutamente. c'era, al secondo non c'era, al terzo. Cioè è veramente una scoperta Sì, l'ascolto. assolutamente. Devo dire che io come tanti, insomma, dopo tanti anni che ero fermo, dal 2020 ad oggi è esplosa praticamente l'Europa, è esploso l'Occidente, è esploso tutto, insomma, e quindi mi rendo conto che le persone oggi, e in questo io posso anche capirle, e gli do anche ragione, insomma, credo che oggi abbiamo dei problemi talmente enormi che forse la musica per la gente è un po' in secondo piano, e tutto sommato non hanno neanche torto. Cioè, credo che oggi ci siano delle problematiche molto pesanti, dei cambi epocali ai quali tutti siamo chiamati, e quindi insomma. Però, Bracco, non dimentichiamoci che la musica è l'unico collante che supera
tutte le barriere. È l'unico. Assolutamente, ma io credo che hai detto una verità talmente enorme che è proprio per questo, secondo me, che oggi un certo tipo di musica probabilmente non la vogliono, capito? Cioè, la musica che fa riflettere, che ti mette nella condizione di interrogarti, di capire perché stai dicendo una determinata cosa, la musica soprattutto che contempla il dissenso. E io, per esempio, nell'uomo che vedi, l'ho contemplato il dissenso, perché parlo proprio della fatica giornaliera che abbiamo con un sacco di problemi che sembrano creati ad arte per renderci la vita sempre più complicata. L'essere umano che dovrebbe essere il primo, come dire, pensiero, no? Cioè, dovrebbe essere la cosa più importante, non lo so, è diventato quasi superfluo, cioè è quasi ridotto ai margini del quadro, e invece l'essere umano dovrebbe essere messo al centro del quadro. Quindi l'uomo che vedi parla di questo, quindi parla di una nuova era all'interno della quale possiamo in un certo senso cominciare a sognare, sperare che le nuvole si allontanino e soprattutto che si possa vedere al di là della nebbia, capito? Perché con la neolingua adesso, quando ci dicono che vogliono portarci un po' di caldo, di solito arriva il freddo. Senti, invece, tutte le volte che io parlo con te, adesso poi ti vedo, mi viene in mente qualcosa che tu potresti fare. Con tua moglie, la prima volta, ti ho detto che ti vedrei bene a fare del cinema o della TV, perché secondo me hai proprio un impatto fisico che rende. Poi ti ho detto che potresti scrivere, vedo bene, un bellissimo libro di poesie scritto attraverso i tuoi testi. E adesso c'era un'altra cosa che mi era venuta in mente, però me la sono dimenticata. Ma Ah, guarda. no, mi è tornato in mente. Ti vedo molto bene in un tour nei teatri piccoli. Ah, mi piacerebbe molto. Allora, per quanto riguarda il cinema, se devo essere sincero, mi sono sempre visto brutto io, nel senso che non mi sono mai, come dire, poi voglio dire, ok, nel cinema sono contemplati anche degli attori magari non bellissimi, e quindi ci potrebbe anche stare, però ecco, non credo, come dire, di avere titolo per fare l'attore, perché non sono un attore, insomma, non credo di saper recitare. Cioè, io Sapessi quanti anche. sono sempre orientato a cercare di fare quello che penso di saper fare, più che, diciamo, buttarmi in qualsiasi cosa per avere, come dire, la visibilità, capito? No, Oggi no. in generale, tutti pensano di poter far tutto. Probabilmente per fare del cinema, insomma, bisogna essere titolati, forse bisogna essere diversi da me, non lo so.